Arm yourselves and take defensive positions on the bridge. Galahad, your command. Ciao a tutti, sono Fiona, siamo in compagnia di Andrea Pessino, co-fondatore di Ready at Dawn, studio di sviluppo di The Order 1886. Yeah. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno. Allora, avete fatto tantissimi giochi nella storia del vostro studio, diciamo che questo è il primo gioco fatto da, permettimi il termine, da zero, realmente. Quindi mi stavo chiedendo da dove vi è venuta l'idea, l'ispirazione. E in più so che voi arrivate da diverse realtà, quindi da alcuni da Naughty Dog, altri da Blizzard, se non erro, se sbaglio. Quindi pensavo se avete preso ispirazione da qualcuno o lavori passati o da dove nasce tutto questo? Beh, ogni artista è la somma delle esperienze della sua vita, no? Profonda. Bella, mi è piaciuta questa. Ci ho pensato per diversi giorni. No, ma il fatto è che i primi giochi che abbiamo realizzato erano fatti da zero, anche ma erano stabiliti in alcune delle franchises più importanti di Sony. Abbiamo fatto Daxter, God of War, Doing in Winter War. The Order è il primo gioco che abbiamo ambientato nel nostro IP, creato tutto da zero. E la creazione di questo succede che in questo modo il mio partner e l'altro fondatore di Ready at Dawn, Ruver Asuya, e che è anche il creative director, lui tende a fare queste cose dove se ne va e immagina questi mondi e queste cose. Ha iniziato già nel 2005 a lavorare su questo in particolare. Da un po' di tempo, sì, 2005 sì. È lento, è lento fare queste cose. E scrive tutte queste cose in enorme quantità di dettaglio. E indipendentemente dal gioco, è soltanto proprio creare un mondo, un universo, caratteri, personaggi, storie, in grandissima quantità di dettaglio. E dopo, quando nel 2010 così era, pensavamo finalmente di essere arrivati al punto, abbiamo cresciuto il nostro team da 4 persone all'inizio, eravamo circa 65 a quel punto, 4 giochi fatti, eccetera, eccetera, pensavamo che eravamo pronti finalmente. E il nostro modo di lavorare è di presentare un'idea ogni volta che c'è un nuovo prodotto, presentiamo l'idea al nostro team e qual è l'idea che suscita la maggior reazione, perché questi sono tutti artisti, devono essere presi per fare giochi è abbastanza una tortura, dire la verità, e per cui è molto importante che ci sia questo entusiasmo, che ci sia questa, lo vedi nei loro occhi, è chiaro che c'è qualcosa che immediatamente sono illuminazione, per cui abbiamo presentato quest'idea di questo mondo e tutti quanti erano assolutamente questo è quello che vogliamo fare. Allora che abbiamo messo insieme un pitch, siamo andati a presentarlo a Sony, e Sony ha avuto lo stesso barlume negli occhi, fino dal primo momento sono stati incredibilmente entusiasti, grazie mille, e supportive, specialmente sull'aspetto creativo, e da lì abbiamo cominciato, ovviamente questo è soltanto l'inizio. Poi ogni concetto, ogni cosa deve essere sviluppata, creata da tutto un team di persone, non è che sono soltanto una o due che fanno tutte queste cose. E da quel momento in poi abbiamo lavorato e fino al nei passati 4 anni abbiamo realizzato il progetto. Il gioco inizialmente era quello che vediamo adesso o ha avuto un'evoluzione, cioè nel senso è cambiato man mano o era questo quello su cui vi eravate focalizzati, cioè lo vogliamo così e in tutti quegli anni poi alla fine è arrivato quello che volevate o piano piano avete un po' modificato, modellato in base a... Diciamo che l'essenza è quella originale, in realtà quando si fanno giochi è sempre la stessa cosa, si parte da una visione enorme e poi ti continui a tagliare, a ridurre, perché è una serie di compromessi, ovviamente, è una serie di scelte, ma fin dall'inizio noi volevamo veramente concentrarci su una manciata di idee e cercare di eseguirle nella maniera migliore che avessimo potuto, cose come la presentazione, l'attenzione ai dettagli, volevamo veramente cercare di spingere quello che è possibile aspettarsi in termini di audiovisual, simulation e così via, quello che possiamo aspettarsi da una nuova generazione, volevo farle aprire una nuova finestra e dire questo è possibile oggi in un gioco con un little
box economico che metti sotto la televisione, certo, tu puoi avere questo tipo di spettacolo. Quella era una delle idee principali. L'altra era quella di cercare di mescolare narrazione e gameplay in un continuo flusso, you know? Seamless, in inglese, che in italiano, esatto, non si riesce a dire, però no, la parola è esattamente quella. E l'idea era veramente di vedere quanto si possono integrare le due cose e quanto una influenza l'altra in quel senso. Era un esperimento e avevamo deciso fin dall'inizio che queste sarebbero state le colonne portanti. Wow. Non riesco a credere che mi sono ricordato di quello. Le colonne portanti di questo progetto. È una domanda che mi piace sempre fare, però la prima risposta me la do da sola. Okay. Quindi, certamente, che cosa mi farà dire wow mentre gioco a questo gioco? Mm. Io la prima cosa che ho visto è la grafica, è detto brutto, però l'attenzione ai dettagli. Yeah. C'è qualcos'altro che io non vedo subito, però dico wow, che figata. Mm. Io spero che tu dici wow, che figata al modo in cui la storia si evolve. Mm. Ci sono molti più personaggi di quello che la maggior parte delle persone pensano, di quello che abbiamo rivelato, e ci sono momenti nella storia che sono molto emotivi. Emozionali, esatto, ancora meglio. Il gioco cerca di essere molto teatrale nella narrazione, molto operatic. Spero che ci saranno, ci sono sicuramente per me, però è difficile giudicare quanto si riesca, dipende molto dalle persone. Ci sono persone che possono guardare un'opera come, che ne so, La Traviata, per esempio, non avere nessuna reazione emotiva, e io non sono così, io mi trasformo in uno straccio proprio che... Ti emoziono, piangi, non ti immagino, piangi. No, per la musica, io specialmente l'opera italiana, ma... ci sono momenti in questo gioco che, anche se li ho visti centinaia di volte, hanno lo stesso effetto ancora, non solo con me. E ovviamente le persone sono diverse, se per quel tipo di utente che può apprezzare sia la parte narrativa che la parte più ludica. Okay. Wow. ed essere avere lo stesso coinvolgimento in tutte e due le parti. Penso che il wow arriva alla fine quando anche la parte in cui giochi la senti più giustificata e più realizzata, perché conosci questi personaggi, conosci le loro motivazioni, sono interessanti e vuoi vedere come vanno a finire. Questa è una domanda che in teoria avrebbe tanto su cui discutere, però vorrei condensarla. Okay, sul gioco si sono dette tante cose, online, il pubblico, e ti ho sentito dire in altre occasioni che un po' i giocatori spaccano il capello perché il poligono ha un poligono in più, un poligono in meno. Secondo te è il giocatore che sta cambiando, i tempi sono cambiati, o c'è qualcos'altro dietro? Cioè, nel senso, tu come l'avete preso tutte queste critiche? Sono state costruttive o vi hanno solo fatto bip e incazzare? Onestamente? Ti sei un po' arrabbiato, eh? No, non è che mi... Io ti dirò, a me non è che poche cose mi fanno arrabbiare, non è quello. Ma costruttive no, la maggior parte non era fatta costruttive, no. Però devo soltanto dare la colpa a noi. In qualche modo è ovvio che non stiamo comunicando le nostre intenzioni. E c'è o è una mancanza di abilità di comunicare esattamente quella che è la nostra visione. Perché sembra che tutti quanti cerchino di trovare un problema, un difetto. Più che un problema, disonestà sembra che sia la cosa. Sembra che stiamo sempre cercando di nascondere qualche cosa, di fare qualcosa di diverso. Noi dall'inizio alla fine, io pensavo siamo stati abbastanza chiari con tutto quello che stavamo cercando di fare e come era. Dal primo momento, quando abbiamo fatto il primo trailer di Three, prima non credevano neanche che fosse possibile. Dicevano, non è possibile, questo è tutto una balla. Poi dopo, da lì siamo arrivati al punto dove no, è possibile, si vede che lo è, però non sarà mai frame rate, oppure mancano due poligoni qui, per cui era tutta una balla. Non so esattamente come funzioni questo, come si possa fare meglio, perché c'è tutto un nuovo mondo di persone che ognuno con le loro motivazioni, ognuno con i loro gusti, con le loro
cose, le aspettative sono molto diverse, ognuno vuole in un gioco qualcosa di diverso e il nostro gioco non può dare a tutti quello che vogliono, anzi, certo. Al contrario, sono dei compromessi. È abbastanza unico e abbastanza specifico. Si sono certe persone che io sono convinto avranno una reazione enorme e fantastica al nostro gioco. Ci sono alcune persone che lo odieranno profondamente. E lo sai già. Lo so già. E spero soltanto che nel futuro riusciremo a essere più chiari nel modo in cui presentiamo quello che stiamo facendo, così che uno possa fare le loro opinioni e nello stesso tempo che abbiano un minimo di fiducia che quello che diciamo sia veritiero. Io ti ringrazio, è stato molto interessante parlare con te, avrei altre 100.000 domande da farti, ma il mio tempo a disposizione è scaduto, quindi ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Gray, where are you going? To finish what we started. This is no time for vengeance. Come to your senses. That one's my Gray, stop!